La terrazza di Palazzo Ferretti nel centro storico di Ancona la volle così, protesa verso il mare, Luigi Vanvitelli. Quest'anno 250 anni dalla sua morte. Il padre era olandese, Vanvitelli era l'architetto dell'acqua e ridisegnò da giovane la città di Ancona sul mare, verso il porto, una visione verticale. Allora facciamo insieme questo percorso. Fu Papa Clemente XII a chiamare il giovane Luigi Vanvitelli, prima pittore, poi architetto, ad Ancona. L'insabbiatura del porto è il problema da risolvere. Studiò a lungo Vanvitelli, parlò con le persone che vivevano il mare e la città ogni giorno. Un anno di preparazione e poi l'inizio dei lavori nel 1733 con un'idea: cucire la città al porto, perché Ancona è il suo porto. Vanvitelli è un po' come la Reggia di Caserta, lui pensa a un'infrastruttura urbana, di paesaggio, ma di funzione. Ogni risposta di questo architetto alle esigenze della committenza è sempre una risposta non solo di destinazione, ma anche di capacità tecnica e di funzione. Tiziana Maffè, direttrice della Reggia di Caserta, ci accompagna in questo percorso dal Molo Nord, dove Vanvitelli raddoppiò l'Arco di Traiano con il suo Arco Clementino, al Molo Sud. Qui realizzò il Lazzaretto, un'isola pentagonale artificiale. È un'architettura che determina un segno molto forte nel paesaggio, perché non si limita solo al Lazzaretto nella realizzazione del sistema portuale, con l'ampliamento del braccio clementino, l'arco, la visuale di San Ciriaco, del Colle Guasco, la realizzazione della Chiesa del Gesù. È un sistema architettonico, paesaggistico, che lascia un segno fortissimo nella città e nel modo con cui la città si pone rispetto al mare. Eccolo, su un disegno dell'epoca, il nuovo progetto di Vanvitelli per l'area del porto, quando il Lazzaretto, la mole vanvitelliana, era in costruzione. Dai camminamenti intorno alla mole si apre la linea del porto che segue quella del colle storico, il Guasco. Il Lazzaretto termina intorno al 37-38, in realtà la sistemazione del porto è rallentata di molto, addirittura interrotta nel 1740 alla morte di Papa Clemente XII, e viene ripresa quando Luigi Vanvitelli è già a Napoli, alla Reggia di Caserta, nel 54. Cosa si porta nella Reggia di Caserta di qua? Qui ad Ancona, per esempio, c'è la prima volta che viene utilizzata la conchiglia, che noi sappiamo tutti che è una sorta di logo, di firma di Luigi Vanvitelli. Si porta la sua esperienza. Io credo che Luigi Vanvitelli nelle Marche abbia fatto la grande esperienza proprio tecnica. Da sud a nord, fino al braccio che si protende sul mare, nel mezzo, sul Colle Guasco, la Chiesa del Gesù. Un abbraccio sul porto. Diventa un perno visto dal porto, con queste grandissime colonne doriche, con questo elegantissimo pronao curvilineo, che visto dal mare, chiaramente la pietra d'Istria segnava, rispetto al laterizio, una grande marcatura. Lui era un architetto, ma era anche un grande scenografo. Vanvitelli segnò anche altre strutture del colle storico. L'ampliamento di Palazzo Ferretti, sontuoso palazzo cinquecentesco che oggi ospita il museo archeologico, non riguardò solo la terrazza. È suo lo scalone, ora in restauro. Di Vanvitelli, grande consolidatore, c'è anche un tocco, due colonne, sulla facciata del Duomo medievale di San Ciriaco. Entriamo nella cattedrale, l'edicola in marmo ha la firma di Vanvitelli, così come fu lui a lasciare il progetto dell'ampliamento dell'altare. Per conservare un'opera devozionale raffigurante la Madonna, nota come Madonna di tutti i Santi, a cui anconetani sono molto devoti. Ancona festeggerà Luigi Vanvitelli con dei percorsi dedicati e un grande convegno internazionale a giugno. Una completezza di conoscenza professionale a tutto tondo. Qui si vede proprio la costruzione, questa sua ricucitura del porto con la città.